Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi voglio fare un video per dare una risposta che mi è stata fatta sul mio gruppo privato, chiuso. Quindi se volete vi iscrivete al gruppo, seguite le istruzioni in descrizione. Se non le seguite, nel gruppo non si viene accettati. Questo serve perché si vuole fare un po' di selezione. Detto questo, appunto, iscrivetevi al gruppo chiuso, visitate il mio canale YouTube, iscrivetevi, così mi fa piacere, lasciatemi un like alla pagina e visitate il mio sito dove tutto è categorizzato per argomenti. Quindi oggi vi voglio parlare di come andare a lavorare sull'equilibrio della verticale nel momento in cui voi avete appieno appreso una buona mobilità di spalle, perché quella è la condizione sine qua non, come si diceva in latino, per andare ad eseguire una buona verticale. La maggior parte delle persone non riescono a controbilanciare gli sbilanciamenti che avvengono là sopra a livello dei piedi e di conseguenza cascano. Quindi il modo più semplice per andare a evitare questo problema è ridurre la leva. Quindi nel nostro caso la leva è rappresentata dalla distanza dal punto di appoggio ai piedi. Tanto minore è questa distanza, tanto più facile è andare a correggere gli sbilanciamenti che ci sono sui piedi. Quindi l'idea di andare a lavorare con dei materassi che si appoggiano sul dorso e sulla parte anteriore dell'avambraccio è una cosa molto interessante per capire come stare nella posizione invertita e come andare a capire questa posizione di perfetto allineamento delle articolazioni, come se fossero degli stock di lattine una sopra l'altra, e quindi andare a correggere i piedi, correggere il bacino, andare a migliorare l'allineamento delle spalle, la posizione della testa e prendere confidenza con la posizione invertita. Quindi queste due posizioni, per chi ha imparato la transizione dal muro alla verticale libera, e non vi resta che poi andare a spenderci tempo, perché è una skill tecnica che dipende da quanto tempo ci spendete sopra. Detto questo, ci vediamo al prossimo appuntamento.